Ciao a tutti ragazzuoli, ma come state? Da quant'è che non ci si sente? Aiuto, lo so, sono stata super super assente in questo periodo ovunque. E adesso però volevo fare questa specie di video e vorrei far notare che sto dicendo video facendo le virgolette con le dita, perché in realtà è principalmente un audio, perché il video non lo posso fare. Adesso appunto vi spiegherò perché. In questo periodo, come potrete intuire dal titolo, ci sono state un po' di news brutte e un po' di news belle che derivano dal fatto che ci sono state queste news brutte. Vabbè, bando alle ciance, cerchiamo di essere un pochino più concreti, adesso vi spiego bene il tutto. Allora, purtroppo mi piange il cuore nel dirlo, ma temo che abbiamo perso Gina su Aberration, su Arc Aberration. Questo perché ultimamente, lo sapete, l'ho scritto diverse volte, il mio computer stava facendo un po' di bizze. E vabbè, ho cercato di rimediare come potevo da buona genovese senza spendere troppo, però appunto i risultati non sono stati dei migliori, tant'è che al momento il mio computer, quello che utilizzavo solitamente per registrare i video, i ARC, i videogiochi eccetera, è attualmente KO, cioè è defunto più o meno, nel senso la maggior parte dei suoi componenti sono defunti, ecco. Quindi mi sto ritrovando a registrare con un computerino che più che registrare audio, poverino, non può fare. Ma perché vi dico che abbiamo perso Gina di Aberration? Allora, dopo l'aggiornamento che c'è stato di Arc del 15 di luglio, io ho provato ad avviare Aberration e in seguito a questo aggiornamento il mio personaggio non esisteva più, cioè la nostra povera Gina non esisteva. E Arc mi diceva: tizia, vuoi iniziare la nuova partita con un nuovo personaggio? Io no, vorrei tornare con Gina. Però il gioco continuava a dirmi: no, ti faccio iniziare da zero con un nuovo personaggio. E niente, non sono riuscita a risolvere. Ho provato a recuperare i dati in ogni modo possibile. Avevo anche un backup che ho provato a ripristinare del gioco, ma boh, era come se il gioco non lo vedesse, cioè non esisteva questo backup, e quindi lo ignora totalmente. E purtroppo temo che appunto in seguito a questo aggiornamento di Arc, Gina purtroppo sia persa per sempre. Come se non bastasse, appunto, il mio computer che usavo per registrare appunto ha finito di vivere, cioè i suoi componenti piano piano hanno iniziato a rovinarsi, a non funzionare correttamente, e l'ultima cosa bellissima che è successa, oltre alla scheda video che faceva le pizze, l'hard disk è andato a farsi benedire. Quindi momentaneamente io non posso fare effettivamente né merita cippa. Spero quantomeno che Ragnarok non sia perso per sempre e tramite il backup forse riusciremo a recuperarlo un giorno, prima o poi. Ma passiamo alle cose positive. Allora, basta piangersi addosso e, visto che il mio computer appunto è defunto, ovviamente dovrò comprarmene un altro per forza di cose. Grazie a tutti i suggerimenti che mi avete dato e grazie all'aiuto di due amicicci che mi stanno aiutando a configurare un nuovo computer, a comprare tutti dei nuovi componenti, stiamo appunto creando una nuova macchina, un nuovo computer che ci permetterà di fare grandi cose, come ad esempio provare a giocare ad Arc Crystal Island, che è una cosa che non mi dispiacerebbe per niente, anzi una cosa che sogno da quando ho saputo dell'uscita di Arc Crystal Island. Ovviamente purtroppo non ho quei 5-6 mila euro da poter spendere in schede video, processori e quant'altro, quindi per il momento ho dovuto trovare un compromesso tra qualità-prezzo, quantomeno tra performance-prezzo, e penso di aver trovato il giusto mezzo, ecco, il giusto mezzo. Se volete sapere tutti i componenti che sto acquistando per appunto comporre la nuova macchina da guerra che ci permetterà di fare grandi cose, vi lascio tutto in descrizione. Trovate quindi tutti i link dei vari componenti appunto qui sotto in descrizione. Diciamo dunque che per questo periodo, non so quanto sarà, penso giusto 2-3 settimane ancora al massimo, dovremmo riuscire a risolvere tutto, quindi dovremmo riuscire ad avere tutti i componenti, comporre il nuovo computer e, salvo imprevisti, partire nuovamente, spero tipo a settembre, ma sì dai, mettiamoci come data limite settembre. Da settembre partiremo più forti di prima, super carichi, super energetici, super non lo so, super qualsiasi cosa, con un nuovo computer che sarà una macchina da guerra e con la quale potremo fare tanti nuovi giochi. A tal proposito, per prepararmi anche psicologicamente oltre che materialmente, vi lascio giù in descrizione anche un link per un canale Telegram che ho aperto momentaneamente, non so se rimarrà. Più che altro mi serviva per poter creare un sondaggio, perché vorrei tanto il vostro aiuto e tanto la vostra opinione su cosa fare nuovamente a settembre. Abbiamo tante opzioni, perché appunto ad esempio potremo giocare a Crystal Island, potremo iniziare Extinction. Ovviamente prima proviamo a recuperare Aberration, però purtroppo ormai non è che ci faccia tanto affidamento su quello. Eventualmente potremo reiniziare Aberration, oppure io potrei iniziare Aberration appena mi arriva il nuovo computer, appena il personaggio, ovviamente mi ricreerò Gina, manco a dirlo. Non appena Gina sarà nuovamente di un livello decente, magari riprendiamo un pochino da dove avevamo lasciato, anche perché io Aberration vorrei veramente esplorarmela bene come mappa, mi piaceva veramente veramente tanto.
In più, se Dio vuole, dovrei riuscire ad avere un pochino più di tempo e quindi a portare anche qualche nuovo gioco. Non tanti, ovviamente, però uno in più, oltre Ark Ragnarok e Ark Aberration o qualcos'altro, dovrei riuscire a portarlo. Quindi nel sondaggio di Telegram, appunto, vi ho messo un paio di altri giochi che ho visto e che mi incuriosiscono abbastanza. E poi, se avete voi dei suggerimenti, mi raccomando, scrivetemi in privato su Facebook, su Instagram, nei commenti, ovunque, contattatemi come volete. Se avete dei suggerimenti per dei nuovi giochi che vi potrebbero interessare, che potrebbero piacervi e che ovviamente potrebbero piacere anche a me, suggerite e faremo il possibile per portarli sul canale. Dunque, per riassumere, abbiamo perso Aberration, abbiamo perso il PC, ma sta per arrivare un nuovo PC più performante, quindi ci darà la possibilità di avere nuovi contenuti, fare nuovi giochi, tante cose fighissime. E abbiamo il canale Telegram, dove appunto ho già pubblicato questo sondaggio per avere la vostra meravigliosa, stupenda opinione, super utile. Ok, la smetto di blaterare, parlo sempre veramente troppo, non so se qualcuno sarà arrivato davvero alla fine di questo video, ma non importa. Vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione, ci sentiamo comunque sui social se vi fa piacere sentirci nel frattempo in questo periodo di vacanza forzata. E ci rivediamo invece coi video nuovi, più fighi, più super stupendi, non appena arriva il computer e non appena il computer è montato. Quindi buone vacanze, buona estate, buon mare, buon sole, buon tutto, buona vita e un bacione! Ciao!